Questa casa ha tantissimi segreti. Il primo di questo è la sua biblioteca. Tutti sui tavoli. Peccato che non ricordo più niente. Non... Praticamente tutti vi guardate in giro e vedete prendete libri che escono da uno scaffale e passano all'altro. Però mentre passano, tipo si girano e cambiano tipo il colore della copertina. Quindi c'è come se i libri cambiassero costantemente. Questi libri piace cambiare, un po' come le scale di Sì, Hogwarts. ecco, volevo dirlo. I libri cangianti. Se avete bisogno di sapere qualcosa, è tutto qui dentro. Nel senso, ma tutto, tutto. Il problema è trovarlo. Nessun problema, basta guardare su questo libro. Apprendi, vi fa vedere un libro tipo di una. Tipo un fumetto, una quarantina, 50 pagine. E dice, basta aprirlo e pensare al libro che vi serve. E vi dirà esattamente dov'è. Ah, dai, comodo. Che fa? Paghiamo l'abbonamento di Wikipedia. Oh Cristo. Siamo sicuri. Da qui potete studiare e ricercare qualsiasi cosa che vi può servire: magie, storie sulla vostra specie, storie su Baba Yaga, Magie? sui posti dove è Dici? andato. Ma non curiosate troppo. Ma che come? Ci hai detto che possiamo vedere quello che ci serve e poi ci dici di non curiosare troppo. La curiosità uccide il gatto alcune volte. Però si suscitano, Facciamo un soddisfazione. sacco di vita i gatti. E noi no, però, È effettivamente. appunto quello il problema. Vabbè. Non si parla di gatti in questo posto. Ma come? Ci sono anche... Cos'è? È allergica? Ma ne ha parlato lei? Per Non è vero! Vedi che suo. sparisce e ritorna nel camino. Non farti troppe domande, non ti preoccupare. Meglio darsi tante risposte. In questo momento Ada sta lì per darsi un pugno in faccia perché tutta la situazione è strana anche per lei, non sa resistere. Tipo il personaggio che raga vado a fucillarmi fuori. Allora, non so che volete fare, volete fare un attimo qualche ricerca? Ditemi voi. Se volete fare una qualsiasi ricerca di qualsiasi tipo riguardo all'intero mondo, praticamente. Quelle che so Intanto rispondere, direi che speriamo. no, primissima ricerca che dovremmo fare è, ad Qualcosa esempio, qualcosa riguardo Baba Yaga. Capire dov'è, che mettiamo lo autocompiacersi, sappiamo. raccomando. Ok, allora, tu vai a questo prendete libro, lo apri a metà e pensi a Baba Yaga in generale. E vedi che praticamente automaticamente il libro si apre a metà, tu mentre l'hai aperta la prima pagina, svolta completamente a metà, che c'erano due pagine bianche, e vedi praticamente che si cominciano a scrivere una serie di libri. Praticamente ci sono la storia di Baba Yaga, la sua nascita, le sue figlie, la guerra d'inverno, e il viaggio della creazione di questa casa. C'è Zorca, lo spirito della casa. C'è. E Si chiama Zorca. Ok. così via. Quindi ci sono tutta una serie di libri. Sono una ventina di libri. Tu quali lingue sai, per curiosità? Non l'ho ancora scelta. Ah, ok. Allora. Tante. Ok, siccome ne sai tante, vedi quelle tante lingue che si sovrappongono mentre vedi un attimo in comune, una volta in elfico e così via, che ricircolano sempre. Dovrei averne... Quant'era? Una lingua per ogni grado di linguistica? All'inizio sono le lingue base più quelle da scegliere per ogni punto Di intelligenza che linguistica, c'hai, e giusto? poi ogni... No, in intelligenza e poi ogni punto in linguistica. Ok, sono 13 più il comune, no, è l'elfico. Ok, quindi sei Poi. 15 libri, 15 lingue a posto. Quindi devi scorrere tutte queste 15 lingue Ok, costantemente. perfetto. Poi le scelgo con calma. C'è qualche libro su cui fermarti?
Non so se c'è anche la leggenda dei tre cavalieri. Intanto magari mi soffermo su informazioni su questa capanna. Ok. Allora. Prima cosa, Ok. se effettivamente ci può aiutare magari a trovare Baba Ok, Yaga. praticamente mentre lo pensi un libro dallo scaffale vola, sfiora praticamente vicino all'orecchio, passa vicino ad Ada e ti arriva vicino sul... No, Sul ginocchio. no, sulla scrivania. Pure Turion e Caleb, possono mettersi a cercare Volevo qualche libro Ero un qualsiasi. avventuriero, poi mi sono buscato un libro sul ginocchio. No, aspetta. Ada che sta guardando in giro pure qualche libro che magari può interessarle. Vabbè, c'è un titolo sul libro La casa danzante. o no? Oh, casa danzante, ok. Lo prendo e comincio a spogliarlo. Ok. Allora, quindi devi farmi un tiro di conoscenza per sfidarmi. Con un bonus più 4. Conoscenza arcana. Conoscenza arcana, ok. Conoscenza arcane, dov'è? Eccolo qua. Intanto Ada sta leggendo un libro chiamato Usi e costumi delle terre dei mammut, quindi si sta un pochino informando. Finalmente può Giusto. leggere. Lo sfrutta. 30, Hai 34, aggiunto anche il più 4 di base. Ok. Allora, 34. praticamente tu sfogli abbastanza velocemente il libro perché molta è roba che tra virgolette non ti interessa, nel senso che a livello magico non c'è tutta un'intera prefazione. Che a prima vista tipo sembra un libro di cucina. Benvenuti nella casa. Questo è come creare la ricetta della casa magica. È molto buona, è facile da ricreare. Sì, vabbè. Che Non ci prima salta la o poi pubblicità, mi grazie. segnerò tutto. Sia mai che Mi salta serve. la pubblicità, attiva di blocco, per favore. Allora, prendete un costrutto che è stato in grado lei di inventare in tempi lontanissimi in un posto chiamato Scandinavia. Ora Siberia, no, Siberia, ho sbagliato io. Un costrutto che ha creato in una terra lontanissima da qui, chiamata Siberia, situato in un altro pianeta lontanissimo da qui, che però è possibile da ricreare anche qui su Golarion con abbastanza pazienza. Giusto 50 anni ci vogliono. Sì. Per me non sono un cazzo. La pubertà per un nano. Inizia appena nato a farlo. Comunque, sostanzialmente ti permette il viaggio interdimensionale, ti permette il viaggio planare, il viaggio interplanetario. Ti permette. Il viaggio Minchia. interplanetario. È un costrutto veramente potente, difficile da controllare. Solo Baba Yaga sa come farlo funzionare. Tipo scritto quindi, solo io so come farlo funzionare. Ma l'importante. Ah, non c'è scritto neanche. Cioè, direttamente il libro l'ha scritto Baba Yaga. Neanche. Il libro l'ha scritto lei, però è infame, non l'ha scritto come funziona. Ah, è Ti ha certo. scritto la cosa. Ti ha scritto tanto c'è bisogno dell'utilizzo delle chiavi. E Ok. Quindi poi pensare a dopo siamo un domani. po' alla. Un po' siamo un po'. Ok, io pensare dove dobbiamo andare. Già questa qua è una cosa interessante. Considera che tu mentre stai sfogliando, ogni tanto, tipo, dalla porta della libreria scappuzza Zorka. Da qualche scaffale Ok. guardate, da qualche scaffale guardate Boh, Turion. nel momento che ho letto il libro, lo richiudo. Nel momento in cui lo richiudi svanisce. Ok. Provo ancora a cercare un altro libro, magari non lo so, magari qualcosa c'è, sull'attuale posizione di Baba Yaga. Non riesce Si a sa mai, trovare. Non non riesce a dice trovare niente, nessun libro. non riesce a trovare Vabbè, che niente. quella è una cosa appena successa, come fa a scriverla? No, ma magari, che ne so, c'era un libro che scrive le cose in tempo reale, può essere, tutta sta magia. Che Dice, ne so. Effettivamente. Quindi c'è ogni tanto che spunta Zorba. sì, che vi tiene d'occhio. Tipo, ora sta qui. Senti Zorba, ma tu sai come funziona questa casa? Sono lo spirito di questa casa. Secondo te non so come funziona? Bravissimo. Due Siccome ho capito che questa casa ci può portare praticamente dovunque. Noi vogliamo cercare Baba Yaga. Perché
Ma non sappiamo Quindi dove è Baba posso. Yaga. Ok, ma se io penso al posto dove è Baba Yaga, cioè se penso a Baba Yaga, la casa ci può portare lì? La magia è troppo, che l'ha imprigionata è troppo potente. Non è così facile. Però sappiamo chi l'ha presa. Cioè, è solo una persona che è interessata al potere di Baba Yaga. Ed è sua Quindi figlia. possiamo andare da lei. Oh, In quel andiamo a momento vedere dove si trova Ada ti sta guardando e mi dire: allora, stiamo andando a cercare di salvare un essere che ha apparentemente creato questa casa, che si muove, che cambia aspetto, che viaggia tra i pianeti. E adesso vogliamo andare a salvarlo in questo modo. Non lo so. È un po' Effettivamente azzardata come idea. è una scelta del cazzo. Hai perfettamente ragione. Se effettivamente qualcuno è stato in grado di imprigionarla, non siamo ancora in grado. Però potremmo provare a cercare alleati come abbiamo fatto qui. Cioè, se è così potente, ci si sarà fatta degli alleati, ma anche dei nemici. Aspetta, ok, prova a cercare un libro che parla dei possibili degli alleati di Baba Yaga, oltre ai cavalieri. Ok, allora pensi ai vari alleati, compaiono tre Atlanti, ok? Apri il primo Atlante ed è un Atlante sulla terra di Yobaria, ok? Una terra fuori dal mare esterno che tu non hai idea di dove sia. Un altro Atlante riporta un mondo che è praticamente irriconoscibile per te, quasi incomprensibile. Quasi come fosse un altro pianeta, un altro mondo. E invece un altro, l'ultimo, c'è scritto sopra le terre di Russia. Tu non conosci nessun posto del mare interno. Cioè, Yobaria un pochino l'hai sentita, perché, ok, terre misteriose ce ne sono, però comunque se ne conosci il nome. Però degli altri due non hai idea. Cioè, uno si chiama l'Atlante delle Terre dei Draghi, però tu non sai, cioè sai che i draghi non hanno effettivamente delle terre, non hanno una loro regione, un loro stato dove vivono. Quindi già inizio a non capire, anche perché sfogliandolo, sono posti che tu non hai mai visto. Non ce n'è nemmeno uno che rappresenti un posto del mare interno, come anche le terre di Russia, che ricorda un po' l'Irisen, però non riesci a capire nulla. È stranissimo come situazione. Tu conosci soltanto un nome dei tre Atlanti, però non riconosci nessuna mappa. Bene, cioè male. Ok, direi che ho trovato i luoghi dove si dovrebbero trovare alcuni degli alleati di Baba Yaga. Direi di puntare alla terra misteriosa che comunque so per certo che si trova su questo piano. O volete già cambiare realtà? Senti, oggi sono Guarda. successe già abbastanza cose strane, ok? Ecco. Anche in questa settimana mi sono successe delle robe stranissime. Diciamo che andare oltre questo, andiamo con calma, dai. Ok, tu vuoi Andiamo andare un più po' più allargati, magari. sul normale, va bene, ci direi di sì. Tu? Andiamo Super per gradi. gradi. Quindi cominciamo magari da questo di piano. Nano? Tu? Sì, ho sentito il ritardo, ho sentito il ritardo. Niente, abbiamo perso il nano in mezzo ai libri. Oh no. Troppi libri. Si è perso. Cosa fai? Niente. Quindi, beh, vogliamo prepararci alla partenza? Vogliamo partire subito? Volete fare delle cose? Ditemi voi. Vedi, vedi,
Io vorrei dormire. Ho fatto una settimana a cavallo di un'alce. Mi fa male il culo. E quando sono arrivato qui ho anche dovuto combattere. Mentre dormire sul legno non è il massimo della comodità. Non abbiamo lavatura con Hai comfort. perfettamente ragione, effettivamente. Zorca poppa fuori, mentre dietro la dada. Ah, se volete dormire ci sono gli alloggi. Ma c'è un piccolo problemino. Ovviamente con il sor cerca. È come se ovviamente intravedete un sorriso da quel becco. Ma proprio piccolo, piccolo, Qual è il problema? piccolo. Qual è il drago dobbiamo ucciderle? Non è un drago. È stata la nipote bisnipote. Adesso non ricordo il suo albero genealogico. Fa troppi figli. Comunque, nella sala della delle mappe c'è una creatura di ossa. Di cui dovreste risolvervi prima. Sempre col Ah. sorriso. Sapete, me ne sarei occupata io stesso. Però devo controllare che non entrino intrusi in questa casa. E di nuovo sparisce. E ripoppa di fronte all'uscio di casa con la scopa in mano, in maniera proprio aggressivissima, vedete? Ok, cerca Bene. schizofrenia. Esatto. Bene, dobbiamo affrontare qualcosa. Creatura di ossa. Vabbè, ho Possono nuovi essere trucchi da talmente farvi tante vedere. cose. Dici che prende fuoco? La Non casa o lui? tutto. Ah, io non parlavo dei pugni di fuoco. Ho imparato a controllare meglio i fulmini, fiamme, l'acido e qualsiasi altra cosa io possa fare. Beh, giusto. Infatti non Però pensavo a ho te. imparato qualcosa di interessante, veramente interessante. Perfetto, ora crea palle di fuoco. No, Potrebbe. Occupiamoci di spero di no. questo ossuto amico, questo ossuto problema. E Va bene. andiamo a Va bene, dormire. già che ci siamo, a sto punto. Allora, anzi, Che sì. cosa ne privi? È certo. Allora, vi rivelo l'area. Cazzo mi metto di. Ok, spostatevi intanto, nell'ordine che volete. Oh, questo spedisce tra le dritte è buono. Tanto il classico Ad Eturion sul fronte, Lanlis e Caleb retrovia. Allora, veramente entrate e vedete questa enorme stanza. Ok? Al centro c'è una mappa per terra, praticamente. Su praticamente c'è un pavimento di vetro e sotto riflessa c'è praticamente una mappa dell'Irrisen. È enorme e ci sono delle enormi sedie. Ok, sono 5 sedie. E su una di queste c'è un bel mucchio di ossa. Quello è un problema. Ok, che fa, vi avvicinate di più? Avvicinatevi di più. Adesso si mette al centro della mappa. Vabbè. Turion che fa? Idem la stessa cosa, tanto. Ok, quindi culo e camicia facciamo. Ok. Allora, nel momento in cui arriviamo al centro della mappa, le ossa iniziano ad assemblarsi in maniera più o meno raffazzonata fino a creare una creatura umanoide. Di tipo un 4 un 3 me 3-4 metri. Ok, quindi tirate iniziativa. Ok. Che cazzo è? Dove cazzo Rico sparo di. ricordati di cliccare Ah, sulla giusto. pedina quando. Io non posso. Ok. Cioè sì, posso in realtà, Come però me non. non puoi? Lui Posso, può. ma non so se me lo Voto prendo. Un attimino, adesso vedo. Sono. 18. Non credo che me lo prenda, però. Prova. Dov'è sto male? Vabbè, o mal che vada, tiri e pace. Sì, Basta. lo so, lo metto dopo.
Ok, iniziativa. Oh. Wow, Ada non colpisce per prima, strano. Io da quanto tempo che ci ho fatto l'abitudine. Chi ha più destrezza tra i due? Penso. Tra... Tu. Allora, ok. Alla grande proprio. Ok. Allora, ok, quindi Caleb, che cosa fai? Considera che sta a 60? Mi sono dimenticato di lanciarmi armatura magica. Sta a 25 piedi, quindi è ancora a portata di freccia. Non mi ricordo quant'è. A dire che quasi quasi comincerei. Vediamo. Non mi ricordo, per quello sto leggendo. Allora. Tanto io questo combattimento bufferò. Ok. Ah, vabbè. Ok. La conta che volevo iniziare con il con Bardic Performance. Vabbè, quello ci sta. E male fa. Non fa mai male Bardic Performance. Esatto. Tra l'altro come azione di movimento adesso, quindi posso anche attaccare poi. O buffare. Quindi va bene, inizio con quella. Ok. Cosa abbiamo? Più due? Arriva ad Eturion, c'è un'area definita, no? O non più, non mi ricordo. No, aspetta. Sì, cos'è 30 feet o 60 feet? Non mi ricordo. Vabbè, l'importante è sapere che comunque ad Eturion rientrano. Sì, quant'è? Quanto distiamo? Minimo è 9 metri, eh? 9, 30 feet minimo. Allora, qua c'è scritto che praticamente Caleb e Lanlis sono distanti 30 piedi. Diciamo nel in grado di sentirla, quindi. Ah, sì, ho voglia. Non c'è praticamente quindi nessun rumore se non loro. Allora. Il rumore di non c'è un'area. Oh, ok. Quindi... A posto. Okay. Quindi abbiamo più due a danni. Più due. Vediamo. Dove cavolo è? Allora. Vabbè, più due contro effetti di charme e paura. Mm-hmm. E più due. No, aspetta. Sì, più due. D'attacco e danni. Ok. Poi che altro fai? Ok, e poi lo attacco. Ok. Un attacco solo. Con un attacco solo? Sì, perché è l'azione standard sì, è solo sì, un sì. attacco. Giusto. Quindi è. Ok. Sì, contate il primo. Solo il primo. Ah, ciao, più due a colpire, più due ai danni. Ok. La massiccia di tutte e due, incredibile. Non colpisci. Facevi il com... non colpisce con 20, minchia. No. Mazza. Ok. Tocca ad Ada, che si avvicina tipo alla giocatore di Obrando. I can't kick your ass. Anche se, ormai anche dire 7. No, anzi, ormai aspetta. Puoi dire anche 7 ora. Ok, si avvicina qua. A distanza. Questa è una delle cose fighe che volevo farvi vedere. Veramente. Tira un pugno. E vedete. Quali dei tanti? Uno solo, il primo. Non ho fatto la raffica. E vedete l'energia dal pugno che. Un attimo, vedete tipo la scena, il fuoco, i fulmini si condensano e parte un altro pugno energetico contro il golem. Inflige 19 danni. Nice. Wow. Figo, eh? No, 21. Ah, sì, scusami, 21, infligge 21 danni, giusto. No, già contati, già inseriti. Sì, ah, ok. No, ok. Ottimo. Ok. Mentre il turno per lei finisce lì, aspetta Turion. No, Lanlis, scusa.
Okay. Abitudine. Ok. I'm too fast. Dopo tocca a Turion, giusto? Sì. Ok, Turion. Spacca. Allora, sappi io... che è un costrutto. Oh. Oh. Dov'è che è qua lui, il costrutto? Sì. Perfetto, ok. Benissimo. Allora, io mi metto qua. Formazione, mi metto accanto a Turion. Tocco Turion. Ti faccio diventare di taglia grande. Sento una sensazione di déjà vu. Che bello essere fuori scala, vero? Consiglio che ti si ingrandisce anche il martello, eh? Vabbè, sì, e se non sbaglio il martello sì, è impact, sì. Sì, e adesso hai anche, e tu colpisci fino a qua. Vabbè, okay, senza doverlo tirare. No, aspetta, lo colpisce, sa? Ti ricordo che ti taglia grande anche quello, quindi fa uno. Infatti la corda pure è allungata, quindi è a posto. Ok. Non lo so quello, però... No, sì, ingrandisce l'arma, ingrandisce tutto. Cioè... Sì, arriva praticamente fino al terzo quadretto. Perfetto. Perfetto. No, perché aveva 10, ne aveva già 2, che taglia media ne arriva a 4. Raddoppia, perché ingrandire persona raddoppia solo la taglia base. Non quella delle armi. Ma la corda è 10 di base. Non ho detto sharding. Ah, 10. Ah, no, scusa. Quello voglio... Non ho detto, non so nemmeno se c'è la sharding veramente col martello. No, lo sapevo, scusa. Sì, può mettere lo sharding. No, perché lo può mettere, lo so, però mi ricordo solo che c'è impact col martello. Di sicuro c'ha impact, di sicuro. Sì, adesso quanto fai? 2 di 6, quanto no, fai? Vabbè, quanto c'ha? No, spera di più, spera. Allora, 3 di 6 sono. Il pugno di Ada taglia media, che sono sarebbe taglia grande. 2 di 6, 2 di 6. Ok, quindi aumenti il 2 di 8. Normale. Adesso sei 3 di 6. 3 di 6, ah sì, 3 di 6, 3 sì, di 3 6. 6. 3 di 6, basta adesso. Ah, oddio. Vai e colpisci. Aggiungi, allora, aggiungi anche un più 2 di forza, se non sbaglio. Tanto lo colpisci, puoi fare tranquillamente un completo. No, succede, gli do più 4 alla forza di taglia. Vai, divertiti. Aspetta, quindi aspetta, sto facendo un altro tipo di dado, aspetta, quanto è? 3 di 6, eh? Allora, sì. Ok, un 3 di 6, allora, più aspetta, forza. Prima il tiro per colpire, uè. Sì, se non creo il tiro come faccio a colpire? Devo creare il tipo di dado, se no non posso colpire. È sempre un D20 più il BB più la forza. Sì, tiro direttamente, senza sì, neanche stare lì a tiralo. Creare l'arma. Vabbè, tiro col martello stick. La prossima volta sai che c'è questa possibilità. Ah, c'è anche 2 attacchi. Allora, quindi hai un più 4 in forza, quindi sono un più 2, sono 20. Più 2 di quello sono 22, il primo attacco colpisce. Ma comunque potevo attivare anche l'ira del creatore. Ah. Ci penso. Il martello come in adamantio? Sì. In teoria non ti servirebbe, perché... Oddio, aspetta, che faceva l'ira del creatore? L'ira del creatore faceva più danni ai costrutti, letteralmente. Ah, ok. Boh, beh, attivolo. Sì. Attivolo. Così già di base stai facendo 22 danni. Allora, aspetta, perché il primo attacco passa. Il secondo sono più 2, 15, più 2, 17. No, il secondo non passa. Il secondo non passa. Vabbè, se uso l'ira del creatore non è che posso fare un completo. Lo so. Allora, se attivi l'ira del creatore... Un colpo. Ok, il primo passa, allora. Quello quanto fa l'ira del creatore come danni in più? Aspetta, sto andando a vedere io tanto. Infatti devi... Animale artificio, dov'è? Eccolo. Il creatore. Allora, per un minuto l'arma infligge. Inoltre l'arma infligge danno con tutti gli oggetti. Supera la durezza e riduzione del danno per un minuto. Per poter distruggere gli oggetti manufatti. Mentre non aumenti di danno, soltanto superi la resistenza al danno. RD. Però c'hai Marcellina davanti, cioè sti cazzi. Che te ne... Quindi già lo superi di base. Superi di base. Vabbè. Quello ti serve solo se tipo c'hai contro creature allineate al bene o al male. Ormai. Quindi in teoria non c'è bisogno. Che vuoi fare? Okay. Tanto comunque ci arrivi. Mamma mia. Vabbè. Vabbè, il colcoso là, il primo colpo l'ho tirato sicuro ormai. Sì, sì. Sì, gli hai fatto 22 danni. Ah, perfetto.
Vabbè, fervore posso tirarlo sempre nello stesso turno o letteralmente ho scaricato le pile? No, aspetta, cazzo sto dicendo? Non lo sono i 20 danni, no 22, scusa. Dipende, hai fatto il secondo attacco oppure no? No, il secondo attacco no, non l'ho fatto. Ok, e puoi usarlo fervore. Allora, posso uso fervore e faccio quanto? 3 di 6 ora. L'ho chiesto per... Sì, 3 di 6. Aggiungi... Fai 3 di 6 aggiuntivi di danno. Ok, dai, vai. 3 di 6. Non vedo la scritta. Ah, io sì, invece. Perfetto. Noi sì. Quanto ho fatto? 10. Ah, perfetto. Vabbè, ah, sono 30 danni. Sono 30 danni in un turno e te ne privi. E certo. Infatti, questo è che... La Madonna. Ok, tocca al golem, che ha preso il primo colpi. Veramente lancia una palla di ossa ad Ada. Ah, ok. Range d'attack, quanto c'hai? Più 12. 17, più 12, 29. Oh no, prende Ada. Vedete, colpisci Ada e vedete che quella palla di ossa si comincia a duplicare le ossa prima di imprigionarla. Oh merda. Niente, per questo turno Ada è bloccata. Cioè per il prossimo turno Ada deve fare una prova. Cos'è? Prova di forza o prova di... Manovra di combattimento. Artista della fuga può farla? Vediamo un attimo. Allora mi serve... Allora, se lotta può farla. Lotta. Lotta puoi fare artista della fuga per scappare da una lotta. Sì, vabbè, ma che vada la distruggo a pugni. Anche. No, e nel caso al prossimo turno ti facevo diventare di taglia piccola, avevi più di artista della fuga e... Sì, vedi Ada che è più le situazioni sono invertite, vedi Ada. Si sta ribaltando la situazione qua. Tu sì, rionato sì, 2 metri. E quello è bello. Ragazzi, 1,75. Ancora non mi posso trasformare in roba grossa. Poi più avanti a livello 10 poi potrò trasformare voi. Ok, tocca Caleb di nuovo. Allora, che c'è il nano che ti fa ombra. Sì, tra l'altro. Sì. Spostati. Il nano che fa copertura è la prima volta che lo vedo. Che se è di taglia grande mi sa che l'ha fatto... No, parziale, perché anche quello è taglia grande. Sì, sì, sì. Ma basta che si sposta. Sì. Cioè basta che si sposta di un quadretto, praticamente. Il bello è che stava sulle scale. Dalle scale che sta a suonare qua l'arco. Appunto, avvicina, diamo... No, ma dico, ma lo prendo lo stesso? Cioè, adesso c'è copertura. Se ti sposti a... Fai il passettino... Ti sposti, magari... Dove sei te? Sì, se vuoi, o vicino. Guardate. Sì, ma allora. Di qua? Sì, vabbè, non lo so. È di taglia grande, è di taglia grande, quindi non c'è la copertura. Cioè, che gli dobbiamo dare noi di copertura. Tu non è il problema. E tu non è il problema, sì, infatti. La prima volta. Che... Tu non è il problema. Perché se di taglia grande oscuri e lo eclissi, praticamente. Vabbè, passetto, così vuoi fare il completo, effettivamente. E puoi fare anche il... Posso fare... Sì? Sì. Quello che volevo sapere. Sì. Puoi farlo anche con rapid shot, volendo. Infatti era quello che volevo fare. Vadi. Piccola nota, ogni tanto sentite tipo il tifo di Zorka che compare a random dietro le poltrone. Vai! Sì, ma cazzo, sei inutile! Me la sono immaginata proprio coi pompon e tutto. Quindi, vabbè. Ogni volta sento Zorba, penso alla gabbia del gatto. Allora, Il primo e il terzo colpiscono. Il primo e il terzo colpiscono, il secondo no. Buono, vabbè. Però fai 5 danni in meno. Minchia. Eh sì, c'è la resistenza. Potevi castarlo su... Cioè, il del creatore lo poteva dare all'arco di Caleb, effettivamente, a Turion, per un minuto. Però deve avvicinarsi per toccare l'arco, per passarlo. Sì. Cos'è? Però gli hai contato i 2 danni in più? Sono 6
E 8 danni. Quindi sono 14 danni totali. Ok. Vabbè, dai. La 7 e 9. Perché sarebbe... No, sono 6. No, 7 e... Sono 6 e 8. Come li fai i conti? Uno è 12 e l'altro diventa 16 con i più 2. Infatti. No, va bene, va bene. Okay. Ma scusami, ha 5 di resistenza o 6? 5, ho sbagliato, io ragione. Ah, è appunto 7 e... Sì, sì, sì. E 11. Quindi 18 danni li hai fatto comunque. Buono. Ok. Dove ho messo il turn order? Me lo sono perso. Ok. Tocca ad Ada. Poco tutti, mi sa. No, appunto. Ma non è il caso. Piuttosto ragionovente, se proprio. Tocca ad Ada che a sto giro fa il completo. A sto giro fa il completo. Quando fa il completo Ada, che cazzo deve fare? Sì, punto. È inutile dire che passano vabbè. Tutti, sì. Deve dire. Avventuro dici al bastardo, quindi. Sì. Minchia, che culo di merda. Ringraziate il bardo. Altrimenti due non sarebbero passati. Ok, allora aspetta, perché sono tutti danni letali contundenti. Ma quindi... non eri bloccato. Ah, già vedo, devo fare prima la prova, è vero, allora non posso fare completo. Mannaggia, mannaggia. L'ho scordato. Pure io. Vabbè. Eravamo tutti convenientemente dimenticati. Ok, passata. Buono. Bellissimo. Quindi lo conto lo stesso. Sì, beh. Allora, quindi sono 23. No, aspetta, sì, l'ho già inserito, quindi sono 21. Allora, 17 e 23 sono 40. 21 e 20, 41, 81 danni. Minchia. Però. E con questo è la Madonna. E con questi cazzotti, la furia di Kenshiro. Cazzo, quattro attacchi, madonna. La furia di Kenshiro mentre distrugge. Sì, prima scoppia le ossa, furia di Kenshiro e le ossa diventano farina, praticamente. Con tutto beh, dopo una martellata di Turion e 5 pugni di Ada, vorrei ben vedere cosa ti rimane, effettivamente. Non lo so quanto era forte. Chiedevo. Ok. Mannaggia la miseria, non so che cazzo prendere. Ok, resetto tanto. Clear. Per lui. Ok. Allora. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma posso chiudere quasi tutte le pagine, che bello. Ok. Allora. Ricompare di nuovo Zorka, da dietro. Da dietro a Caleb stavolta. Bella musica che suoni, era molto interessante. Salve. E tu un pochettino più alto. Salve. Grazie, grazie, sono qui tutta la settimana. Mi ricordavo più basso. Ragazzi, non definisce l'effetto. Aspetta un attimo, quanto dura il large person? Un attimo. Vedi, un'ora. No, dura un minuto per livello, quindi ti dura 9 minuti. 8 Scusa, minuti. Non puoi dismissarlo. 9 minuti. Sì che posso dismissarlo. Perché 9, scusa? 9 perché sono, allora è 7 di livello, però c'ho più 2 alla caster level del 3 delle magie di transmutation. Okay. Vabbè, dismissalo, cioè, scusa, che ci servono in turno sì, alto tempo. Cioè... Sì, lo dismisso, non è un problema, vai, torna piccolo. Bella raga. E sei avvicinato. Il cambio di ormoni, il cambio di ormoni, bella raga. Non so se preferirti così o più grande. E dimensioni no corpo. Ok, adesso abbiamo risolto il tuo problema. Cosa, come funziona? Dove andiamo a dormire? Quelli dei tanti. Infatti. Beh, se volete andare a dormire ci sono gli alloggi che sono al piano di sopra. E poi, come ultima stanza da far vedere, qui c'è la dispensa. Ah, da dispensa triggered. Cibo! Si è fiondata. E si è finita pure lei le scorte. Mentre corre dentro a cercare qualcosa da mangiare. Boh, andiamo a vedere se c'è qualcosa di buono. Allora, praticamente vedete questa qui al centro, che è praticamente una ruota di mulino. Con
che praticamente utilizza Baba Yaga per prepararsi la farina di osso per concimare il Vabbè, sì. terreno. Ma di farina di ossa quanto ne Sì, vabbè, noi abbiamo macinata bella fresca fresca pure. vuole? Ci ha già pensato Bella Ada. marinesca. Ci ha già pensato Ada al macinare, non ha bisogno della Sì. macina ormai quella. Comunque poi vedete dei contenitori in legno che ci sono dentro delle patate, cipolle, vegetali, roba che se richiede poca cura, poca attenzione e che può crescere in un ambiente umido. Praticamente rispetto alle altre stanze, questo posto è praticamente il terreno alla temperatura, clima, umidità adatta per far crescere questi vegetali. Ada scava un pochino e si prende un pochino di patate, cipolle, qualcosa. Almeno cuciniamo la zuppa. Scusa, ma non c'è già la zuppa che sta cucinando di là? Ma Zorba, sei tu che tieni su quella zuppa che c'è di là? Non è una zuppa, è un incantesimo. Ah, Oh, perfetto. era così buono il profumo. La so, ci metto anche io le carote nei miei incantesimi. Da che cazzo? Incantesimi saporiti. Incantesimi con i profumi, con gli odori, incredibile. È tipo Ok, quello di Turion, la Atlantis. prossima. Turion, la prossima volta che ti faccio diventare grande, ti ci butto anche una foglia di alloro, va bene? Grazie. Profumo da Shell. Mica. Nano Dio. aromatico. Oh mio Dio. Allora, qualcuno vuole vedere anche in giro? Adesso c'è le mani occupate di roba. Beh, di sicuro il giretto me lo. Adesso ce lo facciamo. Aspetta, Zorba, non c'è nessun altro pericolo qui dentro, vero? Compare da dentro la ruota del mulino. No, non c'è nessun pericolo qui. Ma occhio a Ok, buono, dove adesso guardate. possiamo fare farina di Zorba. Occhio Oppure dove ci guardate. E chiamiamo. sparisci di nuovo. Oppure Che ci chiamo la cazzo, zona. scusami. E continua a dire occhio a dove guardate, incredibile. Faccia stare simpatica. Sì, ma almeno che cioè, sei sempre occupato della casa, ci faccia da guida piuttosto che scappare ogni volta. Com'è il gusto dell'avventura? Concordo. E sparisci di nuovo. Ma Pistola, che. pistola, mi dà ragione. Ah, Ada è sempre più messa. Dicevo, perché sono finito in questo? Perché sono tornato in questa Ma gabbia perché di cazzo? abbandonate il villaggio per questo? Non lo so, però. Altrimenti dove sarebbe il Vabbè, gusto per l'avventura? Basta, vabbè. Oh, comunque, guardando in giro, praticamente, a parte queste scatole, vedete una cassa di legno in fondo alla stanza, abbandonata lì. Allora, venite, aprite la stanza e aprite la stanza, e aprite la cassa e la cassa. all'interno, avvolta Questa da, qua? sì, avvolta da vari panni, trovate una scatoletta più piccola, ok, che è praticamente chiusa con delle catene di ferro. C'è una metti in una scatola, poi in un'altra scatola, poi in un'altra scatola, poi la spedisci? No. Esatto. Ecco. E poi la schiacci con un martellone. Lo Ci può guardo, stare. individuazione del magico, ma perché è tutto magico qua attorno, Sì, però mi appunto. concentro, spero di Allora, vedere anche se è qua ti magico. fai veramente venire l'embolo Beh. e capisci che quello è un La oggetto vena. magico. Ma la È un oggetto smetti? magico molto pericoloso. Ok. Oh, non mi sta caricando la pagina adesso. Vabbè, per fortuna che l'avevo letto prima e me lo ricordavo. Ok. Allora, praticamente quello è un cofanetto Migrus, ovvero un oggetto magico che per più delle volte viene considerato maledetto perché tra le cose che servono richiede un gatto morto tra i materiali. Ah, lo rimetto via, beh, che schifo. Ok. Allora, praticamente questo oggetto magico, nel momento in cui tu rompi le catene, fai uscire il Migrus, che praticamente all'inizio ha questo aspetto appunto di gatto morto, mezzo putrefatto, mentre comincia a Bello. leccarsi. Si rigenera e poi assume l'aspetto di chi ha aperto la scatola. Ah. Ed è agli ordini di chi ha aperto la scatola. Fino a che Ok. non viene. Fino a che praticamente non muore e ritorna nella scatola. E si risigilla e compaiono nuove catene. Ok. Quindi ragazzi,
Non aprite questa scatola. Ok. Se no giochiamo di nuovo, giochiamo alla guerra dei cloni. Cosa? Allora, qui dentro c'è un gatto morto che è maledetto. Nel momento che tu lo apri, lui si libera, si rigenera, prende la forma di chi l'ha aperto e poi non torna di nuovo dentro fino a che non lo uccidiamo. Ok, Ada, dagli fuoco. Ma cosa hai fumato? Me la no, è sì, davvero, è quello che c'è dentro. Ah, questa scatola. Okay. L'hai fumato? Questo santo, davvero, davvero ti sembra così strano dovuto quello che hai visto fino adesso? Sto prendendo in giro. Le scelte sono due. O attivo, o faccio evoca fiamma, o Ada gli dà fuoco direttamente, sono due le cose. Essere un pessimo le catene per sbaglio facendo così. Tutto ce l'ho no! Ma scusa, era chiuso là dentro, rimetti l'opposto. Se mai ci servirà sappiamo dove trovarlo, no? Esatto, ottima ma idea. Infatti io voglio chiuderlo, infatti l'ho già, no, l'ho già rimesso. Lui ci ha solo avvertito su cosa c'è dentro. Cioè io soltanto, anzi appena ho detto che appena ho capito cosa c'era dentro l'ho subito rimesso dentro hai rimesso i panni, chiuso la cassa. Ciao ciao. Metti anche un altro lucchetto, tanto per scaramanzia. Scusa Zorba, ma non è che c'è tipo un'altra stanza dove si può tenere questa cosa che si chiude a chiave, buonanotte a secchio. Una saldatrice. Compare da dentro la cassa. Ma vi ho detto di fare attenzione a dove guardate, questo non è posto dove non dovevate guardare. Ma neanche la metà tiene in cucina una roba del genere. Ma perché dovrebbe stare in cucina una cosa così puzzolente? In effetti. Cioè, non è... No, aspetta, questa non è la cucina, questa è la dispensa. Perché in dispensa che se uno cerca del cibo magari mette le mani lì dentro? È zitta proprio, rimane così, ferma. Che senso ha? Io sono lo spirito di questa casa, non il domestico. Invece no. Va bene. Scusa, perché lo spirito di un qualcosa non si prende cura di quel qualcosa in cui è. Se le chiediamo magari dove possiamo spostarla. Ma gliel'ho chiesto. Ma detto canyon, di non toccare. Il canyon più vicino in questo mondo. Non potete buttare le cose di questa casa. Non voglio buttarlo. Ho detto se c'è una stanza che magari chiudi a chiave, buonanotte a secchi. Per ora non c'è, ok? Va bene. Su questo piano. Su questo piano non c'è, perché in altri piani cambia la casa pure? Sì. Ma porca miseria, che casino. Ok. Va bene, quindi ragazzi, che ci organizziamo per riposare? Direi. Vi faccio strada. A proposito, possiamo, nel caso se decidessimo, possiamo portare alcuni nostri alleati qui o è un problema? Sì, ci sono stanze in abbondanza. Va bene, perfetto. Non si sa mai, dopo tutto dobbiamo cercare alleati. Giusto. Presso le siamo meglio è. Ricordati che è una casa, non un albergo. Non un albergo? Stavi dicendo... No, non un ostello? Non una locanda. Non una locanda? Ti ricordo che questo viaggia tra piani e pianeti. In effetti. Tra piani e pianeti. E anche, in realtà viaggia anche nel tempo, quindi insomma questo sta abbastanza... Ma porca miseria. Che strip. Per caso di Baba Yaga è la cosa più ignorante che ci sia in... È tornato nel camino. Ah ok, non ci doveva fare strada per andare a dove... Vi sta aspettando. Ah, okay. Che buttati nel camino, vedi che succede. Dobbiamo entrare tutti nel camino adesso. Nel camino? No, il camino è via nascondiglio. Vedete, sta davanti. Ah, okay. Ok, salite su quella scala lì e siete arrivati. La scala questa? Sì. Ah ok boh, salviamo. Blup. Blup. Ok, allora non tutti insieme. Allora ovviamente vi trovate su un altro piano, non piano, cioè rimane sempre sul piano, ma che casino sta casa. Sì, l'abbiamo capito. Allora c'è appunto un pavimento di legno con sotto del vetro che vi fa vedere dal basso cosa... Vedete il calderone al centro. Ah, ok. Però a parte il calderone non c'è vetro, c'è vetro intorno ma non sul calderone.
dove esce il calderone. Guardando in alto, vedete praticamente la ciminiera del camino. Intorno ci sono un pochino di scatole, sedie, tavoli, ma principalmente non vedete letti. E quindi Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. No, non ci sono i letti. ci sono. Vedete, si è portata dietro quel libricino piccolino. Guardate, mette il libro sul muro e fa comparire una stanza. Quante Ma ve che ne cazzo? servono? Quattro. E fa comparire quattro Ma stanze. che è magia. È quasi magia. Cioè, Oh, praticamente basta, cosa finito. ci sono libri per far aprire più stanze. No, le stanze esistono sempre, soltanto le chiami con questo libro. Se ti serve Ah, qualcosa. ok, è come con Non i libri. pensarci troppo, va. Sei sicuro? Sì. Io No, non ok. voglio mal di testa. Ma io voglio capire come funziona questa casa. Magari un giorno potrò riprodurla. Allora, parla con di testa. Ad appoggia le Praticamente patate ormai così. sono abituato. Ti poggia la mano sulla spalla. Arrenditi, fai prima. In effetti. Perché? Ma non è vero, è magia, ragazzi. Voi non capite. No, anzi, forse tu no, tu non Qualcosa sì. Io capisci. qualcosa sì. Sì, ma anche tu, vero? E allora? È magia. Ma infatti l'ho È detto, è magia. magia. Senti, Zorca, ma possiamo buttare la zuppa oppure possiamo prepararla nel fuoco? Non lo so, dimmi dove la voglio mangiare. Vediate che dallo zaino e poi tira fuori anche un pochino di carne che sta aspettando di cucinare. Effettivamente, Non ha Zorba, torto, eh. per preparare da mangiare, non so come funziona. Ok, allora, prima ci spostiamo e poi mangiamo. Mangiate, perché io non mangio sostanzialmente. Vedi che si intristisce. Quindi. Vita triste senza mangiare. Abbastanza. Ma non hai bisogno di mangiare e puoi mangiare o non puoi mangiare niente? Non ne ha bisogno, quindi non mi Ma serve. frigo. Ok. Allora, quindi le scende giù, ci andate tutti. Devo chiedere a Silvia. No, Se vuole venire. devo chiedere a Silvia informazioni su Zorba. Sono curioso. Ok, siccome Zorka ha detto prima fate il viaggio per spostarvi, se devi farlo arrivare, Silvia, fallo adesso. Vai, la vai a prendere da White. Adesso? O la vai a prendere adesso da Whitron, oppure si Ok, parla di no, teletrasporto per allora, più che andare. altro, ok, più che altro effettivamente io però andrei e chiederei un po' a chi vuole venire, non solo a Silvia. Perché Giusto. effettivamente se abbiamo bisogno di alleati, anche solo qualcuno che fa da punto logistico qui, non è male come idea. Intelligence. Yeah, Sì, intelligence. esatto. Ma anche solo perché adesso abbiamo anche meno conoscenze, quindi effettivamente anche solo che ne so, troviamo qualcosa, la riportiamo indietro e dire: "Oh, ma aspetta, è una cosa tipo come adesso, è una cosa fatata. Chiedo a Silvia, per esempio." Cioè, Ok. meglio di niente. Ok, Cioè, poi se quindi. qualcuno vuole venire, alla fine dobbiamo trovare alleati, perciò Sì. Ok, quindi sì, ci sta. tornate tutti a Whitron. Io vado, chi vuole venire con me? Cioè, tornate, uscite dalla casa più che altro, perché state comunque Va a bene, Whitron. vengo io con te. Ok, allora, voi due andate. Tornate al tempio del cacchio. Del cacchio di tempio. Tempio del cacchio. Tempio del cacchio. Sì, al. È di Callistria. Interessante questa divinità. No, allora, È è di il tempio di Callistria. Milani, come cavolo si chiama? Comunque, l'Eternal Blossom, praticamente. Come lo traduco in italiano? Ah, ok. Praticamente, quella col simbolo con la rosa piantata nello scudo, che adesso è diventata la divinità core in Pathfinder 2. Quella. Milani, Milani. Vabbè, comunque, allora andate qui e trovate tutta la vecchia la resistenza che ovviamente sta curando un pochino. I chierici di Milani stanno curando i feriti, le guardie
nella città che si sono, tra virgolette, riconvertite di nuovo, abbandonato la strega. E così via, trovate niente. Solveig, la chierica che vi ha fatto entrare, con quella ragazza che avete salvato dalla torre dell'orologio, insieme poi a tantissimi altri bambini. Sì, Vi ricordiamo. ringrazia per aver salvato la sua amata e vi dà una spilla completamente inciso, Solenne. una rosa. Non ha nulla di magico, è giusto un simbolo di ringraziamento. Beh, lo Trovate teniamo come anche portafortuna. Infatti. Silvia, trovate Greta, trovate Solveig, trovate Nadia, Ok. trovate tutti. Tutti i vecchi NPC. Ok. Beh, li chiamo un po' a raccolta. E dico, noi stiamo per partire. Probabilmente non torneremo per un po'. Qualcuno di voi vuole venire con noi? Visto che ogni possibile alleato di Baba Yaga potrà fare qualcosa per salvarla. Nadia e Solveig, Solveig sì, Nadia è... Allora, Nadia rifiuta, perché ha i bambini a cui badare. Vabbè, ci sta. Con lo zio. Con lo zio, il fratello, quello che era. Sì. Greta dice che senza il controllo di qualcuno, i lupi invernali potrebbero sclerare e assaltare i civili. Quindi, lei preferirebbe... Ripreferirebbe rimanere. Ok. Silvia guarda il marito e fa niente, ciao ciao. E decide di venire a darvi una mano. Ciao ciao, così. No, vabbè, lo saluta e tutto il resto, perché la vostra Ok. Intanto è missione è un po' morto, dai. un pochino più... Sì, tanto tra un po' è morto, e quando tornate il tempo è morto. Sì, ho capito, però Sì, però così, così cioè. però Vabbè, ciao. ciao Vabbè, ha fatto tutto il saluto strappalacrime, il discorsone da la loro missione è importante, devo aiutarli. Ne va del destino del nostro posto, del nostro piccolo nido d'amore. Intanto suono l'arco tipo violino. Sì. Adesso posso farlo. Vero. Guarda, vorrei dire compare Zorka ad applaudire, però dico evito, perché Zorka rimane... Sì, bello che non... lo sai, vero, che ogni volta che tiro una freccia non spendi round Sì, di ho lucidità letto. bardica. Bellissimo. Comunque, niente, avete raccattato Silvia e Ok. qualche chierico di Milani che non sia occupato attualmente a fare a guarire la Ok. gente, a guarire i feriti. Niente, Ah, a giusto due o proposito, tre Silvia, persone. c'è una certa Zorba in quella casa che secondo me è anche lei una creatura fatata di qualche tipo. Interessante. Non so, ha le zampe da gallina. Può essere semplicemente vecchia. No, No, non le zampe da gallina non in in quel quel senso, nel senso che senso. ha proprio le zampe di una gallina al posto dei piedi. Non mi hai reso la vita più facile. Lo sai, beh. Vabbè, cosa ti devo dire? Non... Vabbè, Vabbè, andiamo a dai, conoscere. la vedrai, la vedrai. Ah, prima di andare, comunque, anche Greta ci fa un regalo. Ci regala praticamente la sua vecchia Asha B-Pen. E noi praticamente non ci facciamo niente, semplicemente una Asha B-Pen affilata. Nel caso qualcuno servisse. Vabbè, Niente. il valore affettivo. Per valore affettivo, dai. Mi fa. Sì, la teniamo lì nella capanna come tipo, presente come trofeo, no? La Sì. mettiamo lì al muro Vicino per al gatto portare morto, fortuna magari. alla nostra figlia. No, vicino al gatto morto no. Ok, considerate che questa Shabby Pen è alta quanto Turion. Quindi avete 1,50 m di Shabby Pen. Salve. E tu vedi, ti La vedi porto riflesso. io, la porto io. La porto io. E la sollevo. Ho preso abilità. O è l'ash che solleva te, effettivamente. No, Vabbè. adesso posso sollevarla. Ah sì? A posto, Sì, secondo te.
Adesso c'ho 14 di forza. Ah, ok. Oddio. Hai più forze di Ada. Questo posso... vabbè, dai. Come più quanta forza hai? Scusa. 12. E vabbè, ma perché lui va tutto di destrezza. C'ho 22 in Vabbè. destrezza, buonanotte. Io ho 22, io... Ada è la velocità, cioè Ada è la donna più veloce del Dirisen, cioè 60 di piedi di velocità. La donna più veloce del West. No, qua è del mare Anzi. interno. Infatti. Non è più facile, Ah no, dicevo la aspetta, sua. che cazzata che ho detto? C'ho 16 di forza. Ah, quindi proprio la riesci a sollevare tranquillamente. Ha una Sì. mano. Forza di te adesso. Va bene, tanto. Non me lo interessa. Però io ho più destrezza di te. Sì. E allora? C'ho Comunque, 20. andiamo. Ok. Trottacavallo, tornate alla piazza del mercato, perché tanto non è che dici che ci sta tanta distanza. Andate lì. E dovrei fare Quella la... che una Che volta era la piazza del mercato. adesso ritorna, perché vedete la piazza del mercato che è tornata normale, gli alberi sono spariti e Ah. tutto il resto. Tornata normale, come se nulla fosse successo. Vediamo, mettiamo Shira per ora. Madonna. Poi farò Ok. il piripillo per Silvia. Che prendete, appena entrate, Zorca è praticamente svanita. Non la vedete. Zorca! Esci, stronza! Chi è che sta urlando? Ada. Ma perché? Ada, che cazzo sta succedendo? Perché urli a Zorba? Primo è Zorca. Zorca. Secondo, perché è un modo come un altro per poppare fuori, non è che dici in un modo o nell'altro dovrà pur uscire. Considerate che appena Ho visto. capito, basta che la chiami, visto che ripoppa da qualsiasi parte della casa. E di Dopotutto è nuovo lo spirito di questa casa, no? caccia un altro urlo fortissimo. E prende Zorca fuoriesce dal pentolone. Spaventata. Ah! Buonasera. Troppe urla. Salve. Mi dispiace Silvia, sei arrivata in un momento difficile. Le punta la scopa dalla parte del manico. Mentre sta impugnando anche la scopa al contrario adesso. Chi è questa qui? Ah, è Zorca, lei è Silvia. Silvia, lei è Zorca. Prendetemi in forma che brutto mostro è Zorca. Allora, Zorca è un tipo di folletto che arriva non da questo mondo. Arriva da un altro pianeta e si chiama Kikimora. Chiarissimo, ovvio, chi non li conosce? Allora, praticamente Meno sono. male che non so che chi muore di Porca The troia. Witcher. Sì. Madonna. Allora, ovviamente sono creature che. Sono veramente brutte. Questa non è da meno, effettivamente. Sì, è vero, sono delle creature della mitologia slava. Sì. Sì, È vero. Praticamente sono creature che odiano in qualsiasi modo il combattimento. Lo evitano come fosse la peste. E sono creature schive che hanno una particolare abilità di crearsi un nascondiglio nei posti più strani. Lasciano una pietra con inciso un simbolo e quella pietra diventa un suo nascondiglio. Quindi ovviamente il fatto che lei poppi fuori da qualsiasi parte perché lei ha sparso queste rocce un po' dappertutto. Ah, ok. Ah, ecco. Makes sense. E solo loro possono entrare in questo. In questo. In queste Nascondiglio. pietre, in questi nascondigli, sì. Può anche metterlo altrove, non per forza in una pietra, può metterlo in un mattone, in un pezzo di legno, qualsiasi cosa. Cioè, questa cazzo di runa può essere incisa dovunque, Sì, praticamente. però solo se incisa da lei e solo lei può entrare. Sì. Oh. Consiglio che ci può portare dentro anche alcuni oggetti. Può portarci dentro tipo 50 pounds, sono tipo 50 kg più o meno, no? 25. Non mi No, ricordo. 25, sì, 25. penso. Può portarci dentro 25 kg di roba.
Mentre anche, può essere anche probabilmente alcune delle cose che non sono cacciate, che probabilmente è anche un'accumulatrice compulsiva questa qua. Ma che può No, castare. ti prego anche. Può castare, rompere e ripristina. Madonna mia. Cioè, basta che non è anche cleptomane, ti prego. No, cleptomane no, però è rompicazzo, questo sì. Vabbè, Bene, quello l'avevamo tanto. intuito. In vari modi, non soltanto al poppare fuori da qualsiasi parte. Dai, che si è fatto una certa. Si è fatta una certa, sì, adesso. Per Sì, voi sì, come... Comunque effettivamente. considera che di solito vengono considerati come creature, tra virgolette, ostili, che di solito sono a guardia di sigilli, di Glyph of Warning. Ah, ok. Comunque, Praticamente... abbiamo quindi finito? Finita la registrazione? Finiamo con il fatto che mangiate Partiamo. e Mangiamo prendete e e dormiamo. poi parte il viaggio. Quindi partite e poi andate a dormire. Ok. Ok, allora, praticamente, prima che fa la zuppa, si mette con il manico di scopa a girare la zuppa, praticamente, che comincia a brillare da dentro. E ci chiede di buttare le due chiavi. E ci teletrasporteranno nel luogo più vicino a noi, dove c'è stata Baba Yaga. Quindi, Ah, ok. dallo zaino Ade e Turion tirano fuori la barba di gigante, la mascherata, la morda, medico della peste originale. E lo buttano nel... No, Mica tarocca. mica da Rock. È andata proprio nell'epoca della peste per andare a prenderla quella maschera. Guarda qua, frate, sono ancora adatto. Comunque inizia a girare, a girare, a girare. Vedete, niente, dalle finestre. Allora, sentite niente, la casa tremare. Il vicino che si lamenta. E vedete. E vedete niente, fuori dalle finestre, dalle due finestre. Vedete il mondo come se stesse andando a super velocità. Okay? Vedete tutto come se si riduce a un puntino. Vedete il cielo che fa. Come si chiama? Tipo quella le stelle che vanno in cerchio con la stella polare al centro. Ok, vedete lo stesso effetto. Ok. Finché continua a girare, poi è come se esplodesse il pentolone. Fa un enorme fumo fino alla ciminiera. E all'improvviso si ferma tutto. E sparisce anche il liquido dentro. Ok, adesso potete cucinare. E se no, di nuovo. E Ah. vedete Ok. sul fondo del pentolone una pietrina con sempre inciso quel solito simbolo. Ada per Wow. sicurezza lo toglie Infatti. e lo mette sotto la poltrona. Ma siamo sicuri di cucinare il nostro cibo dove è stata appena cucinata una pozione? In quel momento senti lo stomaco di Ada ruggire tipo Simba, quindi... Questo lo prenderei come un sì. Ok, cuciniamo qui. Questo lo prenderei come un Va sì. benissimo. Quindi Ada inizia a preparare la zuppa e lascia la carne nel camino così si inizia a soffriggere. Mangiate e andate a dormire. Poi, Vabbè. modulo finito, col Ok. prossimo modulo si esplora la nuova casa. Perché cambia, giustamente. Vabbè, giusto. Eh beh, sì.